forse non sapevi come fare una dichiarazione di ospitalità o non sai come compilarla nel modo corretto? Ecco bene, oggi sono qui proprio per spiegarvi che cos'è una dichiarazione di ospitalità e come va compilata nel modo corretto. Innanzitutto, una dichiarazione di ospitalità è una dichiarazione che viene fatta alla pubblica autorità e alle amministrazioni in cui si dichiara appunto di ospitare un soggetto che non è attualmente residente o domiciliato sul territorio nazionale. Essa va fatta entro 8 giorni dalla data di ingresso in cui appunto questo soggetto mette piede sul territorio nazionale e può essere fatta da colui che ha una proprietà di un immobile, ha a disposizione un immobile attraverso un contratto di locazione o ha il diritto di godimento dell'immobile stesso. Appunto, come vi dicevo, la comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario si presenta solitamente così. È strutturata in 3 parti: la parte del dichiarante, che è la parte in cui vengono dati tutti appunto i dati, scusatemi la ripetizione, della persona che è disponibile ad ospitare il soggetto che viene dall'estero. Successivamente, qua va segnalato da quanto a quanto, quindi se la dichiarazione di ospitalità viene resa a tempo determinato o indeterminato. Quindi se viene resa a tempo determinato, andremo a segnalare dalla data, la data di percorrenza, quindi l'arco temporale, l'inizio e la fine, oppure a tempo indeterminato andremo a barrare questa casellina. Successivamente verrà fatto la compilazione dei dati di colui che è l'ospite, quindi la persona che è entrata nel territorio nazionale, e poi andremo a capire i dati dell'immobile, quindi dov'è collocato questo immobile, quindi paese, via, CAP, eccetera, eccetera. Si finirà con luogo e data e la firma del dichiarante. Il dichiarante è colui che dà l'ospitalità, non colui che la riceve. Oltre a questo vanno allegati ovviamente i documenti di entrambi i soggetti e il documento che va a comprovare la proprietà dell'immobile o il diritto di locazione o il diritto di godimento dell'immobile stesso, quindi per esempio un rogido piuttosto che un contratto di locazione, il passaporto ovviamente della persona ospitata e il permesso di soggiorno, la carta d'identità della persona ospitante. Spero di esservi stata utile. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci al 320 55 99074 mandando il primo messaggio WhatsApp e verrete ricontattati quanto prima. Grazie.